Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero: quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Con il termine cittadinanza energetica parliamo di, sintetizziamo una serie di forme di partecipazione attiva a sistemi energetici sostenuti appunto dalla partecipazione. Quindi la partecipazione sostiene, favorisce, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione a livello locale, ma con impatti anche globali. Col concetto di cittadinanza energetica è strettamente legato a quello di giustizia energetica. L'energia intesa come diritto si riferisce in modo specifico alle modalità attraverso cui le comunità partecipano alla definizione dei nostri futuri energetici attraverso un impegno diretto. Ovviamente la transizione non può essere fatta da individui da soli, per quanto il contributo che ogni singolo individuo è importante, ma ogni individuo, appunto come dicevamo, è parte di una comunità, sia essa territorializzata, sia essa di altro genere, e queste comunità si relazionano con altre entità, con altri attori. Quindi il ruolo della ricerca in qualche modo è stato poi quello di accompagnare questa transizione e questa riscoperta di possibili ruoli delle comunità e proporsi anche come attori protagonisti. Quindi l'obiettivo è costruire sostanzialmente una serie di alleanze, o meglio facilitare delle alleanze tra degli attori che sono già sul territorio e che hanno diversi gradi, diciamo, di istituzionalizzazione. Quindi magari poter facilitare l'incontro tra un'associazione di cittadini insieme a magari un gruppo industriale che possiede dei pannelli fotovoltaici sulla propria copertura, e magari queste due entità non si sono mai incontrate, ma insieme potrebbero configurare un futuro gruppo di autoconsumo o in un secondo momento fino anche una comunità energetica.